Cari amici di Rete Calabria, bentrovati, quinta puntata direttamente dal parco commerciale Le Fontane di Catanzaro, 12ª edizione di Calabrian Sposi, la fiera che parla e che racconta tutto quello che c'è intorno agli sposi e non solo, perché poi in effetti venendo qui in fiera fino al 19 di ottobre, quindi vi consiglio di organizzarvi, c'è ancora tempo, scoprirete davvero un mondo che molti non conoscono. Io da profano molte volte insomma sento e vengo a conoscenza di aziende meravigliose che possono dare una mano, che sono comunque collegate, ripeto, al mondo della sposa. E saluto questi simpatici amici che ci sono venuti a trovare per questa prima parte e inizio saltando tutta la cavalleria di questo mondo, dal nostro amico di Davoli Tendaggi, loro sono a San Pietro a Maida, ben arrivati. Poi questa bella signorina qui, insomma, in un matrimonio, se non canti e non balli, no? Cosa devi fare, oltre che mangiare rovinosamente, bande sonore, Anna Guerra con il suo gruppo, parleremo anche di intrattenimento. Questa bella signora che ho qui alla mia sinistra rappresenta in effetti due aziende, una di un caro amico che saluto, Diego Pugliese, che è il Sunshine Club Hotel, e un'altra direttamente personale che è appunto Piazza di Spagna, che si trova a Rende, ed è Sonia Bevacqua. Ciao Sonia, come va? Piacere. Benissimo, bene. Ciao. Chiudiamo questo primo giro con Yonà Soluzioni, loro sono a Botricello e ci aiutano tantissimo per le rifiniture della casa, cioè quando tutto dovesse apparire quasi terminato, in effetti però lì in quell'angolo, però qui insomma ci sono loro che ci danno sicuramente una mano. Ma partiamo dalle tende, che dicendola così uno dice ah, buona tenda, ma che sarà mai, ma a me non mi piacciono, io finestre aperte, sono all'ottavo piano, che mi vede quassù, non mi devo nascondere. E invece la tenda c'ha la sua poesia, vero caro Andrea? La tenda rappresenta il vestito della casa, diciamo, va a completare questa, ragazzi, il vestito della casa, va a completare di uno schema di arredamento, perché con la tenda si va un po' a chiudere il cerchio di quello che è veramente la rifinitura, il completamento dell'arredo della casa. La nostra è un'azienda che nasce nel tempo, nasce da una passione. Un'azienda artigianale, veramente, voi avete una storia, sì, un'azienda che si perde nella notte. Eh? Sì. Nasce dalla passione, dal mestiere di mia madre, che era una ricamatrice, certo. Nata come ricamatrice dalle suore, e insomma ha iniziato questo percorso che è quello delle tende. Ha iniziato a produrre le tende in casa in un primo momento, pian piano e l'azienda è cresciuta. Sviluppata. Adesso abbiamo un laboratorio artigianale, produciamo noi tutto, dal tessile ai supporti in alluminio, abbiamo uno showroom ampissimo dove completiamo il ciclo dell'arredo delle tende con completo letto, piuttosto che magari con un complemento d'arredo. Tieniti in pausa, perché poi le altre cose te le voglio domandare dopo nel secondo giro. Ma parliamo naturalmente di intrattenimento musicale. Ora, è facile pensare, cioè, vabbè, ti sposi, chiami un gruppetto, ti fai... Però oggi è davvero altro che gruppetto, cioè è diventato un momento importante. Mi ricordo alla mia età, io non sono più, insomma, sono uno un po' datato, ma quando ero piccolino insomma, c'erano questi che suonavano questi amplificatori enormi, non si riusciva a parlare al tavolo, insomma diventava più che una festa uno stress. Infatti. Per fortuna la tecnologia anche nel vostro campo, ma soprattutto la vostra preparazione, la vostra professionalità, oggi ci permette insomma di godere anche musicalmente parlando di matrimoni e non solo, cara Anna, vero? Sì, infatti per ovviare proprio a quello che dicevi tu, alla musica che fa da intralcio poi alla conversazione, ecco, quindi a quello che è il bello di un ricevimento, spaziamo da quello che è la musica classica, musica che ha fatto da colonna sonora ai film più famosi, diciamo, che vengono a essere ricordati anche nell'ambito di un contesto d'amore, certo. Alla musica invece di intrattenimento che può andare bene per un dopo cena o un dopo pranzo, che dir si voglia. E voi siete talmente bravi, sì. Tu naturalmente sei la voce, sei... Grazie. Il front man, ma tu sei la front woman, insomma, sì. Del gruppo. Quanti siete prima di tutto? Siete noi cinque, siamo componenti. Cinque elementi, ecco. Sì. E sono talmente bravi loro che riescono anche a riarrangiare i pezzi a seconda, esatto, anche del gusto musicale degli sposi. Infatti proprio per il giorno più bello della vita degli sposi abbiamo deciso di prestarci ai loro gusti, quindi grazie alla professionalità appunto dei miei dei musicisti, insomma, perché però, sono è loro un veramente serio, però un impegno sì, serio, sì, sì, riarrangiare infatti, tutto. Ci adattiamo insomma. Noi al loro gusto, che quindi meraviglia. Possiamo rendere un brano jazz piuttosto che swing a seconda di quello che loro vogliono. Bene, poi diremo altre cose, okay. Ma passiamo alla mia amica Sonia che, vabbè,
una puntatina al Sunshine Club Hotel, una struttura meravigliosa di ricadi, oltre che naturalmente grande polo ricettivo per la nostra regione, con un direttore sempre attento, che comunque è tuo marito, quindi insomma conosci sicuramente l'argomento. Insomma, sì, cioè, conosco benissimo l'argomento. Ha voglia, insomma, il Sunshine Club Hotel, che comunque non dovrei sbagliare, ma 13-14 anni, sì, vero? Sono 14 anni. Sono 14 anni, vedi, sì, me lo ricordo ancora perché curiosamente, per un motivo che non so, però ero presente all'inaugurazione, quindi insomma. Una struttura meravigliosa, lì direttamente su questa collinetta che affaccia sul mare, servizi di primo ordine. Sì, regala benessere, relax, quindi c'è una bellissima spa dove comunque si può venire per rilassarsi, però qui in fiera l'abbiamo presentata molto come sala ricevimenti. Beh, certo. E quest'anno c'è la novità del Sunshine Beach Resort, che è un resort direttamente sul mare, sempre della stessa proprietà. Sempre la stessa proprietà. Dove si faranno ricevimenti direttamente sul mare, però con la possibilità di avere comunque anche la sala interna, quindi con gli stessi servizi dati dal Sunshine, la stessa qualità soprattutto. Che meraviglia, comunque... abbiamo dato una grandissima novità, non la conoscevo neanche io, accidenti. Vabbè, questa è proprio nuova di zecca. Nel prossimo giro invece parleremo di abiti da sposa, così accontentiamo tutte e due le mani. Iona Soluzioni, loro si interessano, abbiamo detto, di rifiniture, sono a Botricello, insomma, soluzioni importanti per la casa. Beh, soluzioni importanti, ormai la casa è diventata complicata, nel senso che le case rispetto a qualche anno fa si sono ristrette, sono un po' più piccole, quindi insomma la soluzione... Però sono più rifinite, volendo. Sono più rifinite, sono più particolari, sono costruite ad hoc per chi la realizza. Noi in particolare, insomma, ci occupiamo appunto delle rifiniture della casa, abbiamo da sempre investito sull'assistenza al cliente, abbiamo un bello showroom, siamo a Botricello come dicevi tu. Voi progettate anche? Noi progettiamo, abbiamo l'architetto in sede che è un socio oltre ad essere mio fratello, abbiamo insomma fatto la scelta di seguire il cliente dalla progettazione fino alla posa in opera, molte cose la soluzione insomma, vincente per le aziende è questa, insomma. O stai lì accanto al cliente e lo segui passo passo, gli dai delle indicazioni. Poi quello della casa, insomma, rimane sempre comunque una scelta molto importante. Ragazzi, quindi, insomma... Toccatemi tutto ma non la casa. Effetti la gente investe parecchio. Poi ritorneremo nel secondo giro a dire altre cose. Per tornare su Davoli Tendaggi, voi vi occupate, tu dicevi prima, una serie di cose, anche di comunque tendaggi per interno, per esterno. Certo. Insomma, la vostra copertura di strutture legate alla tenda, insomma, sì, è veramente a 360 gradi. Insomma. Diciamo che oltre a arredare l'interno andiamo a rendere vivibile, ci occupiamo anche di outdoor, arrediamo anche quello che è lo spazio esterno, più che arredarlo facciamo una doppia cosa, lo arrediamo per renderlo vivibile secondo quelle che sono le esigenze, insomma, dei nostri clienti. Con tutti questi nuovi tessuti che resistono alle tessuti condizioni e non tessuti, o comunque... Riusciamo a creare delle location, delle ambientazioni che possono essere vissute completamente aperte quando lo richiedono oppure completamente chiuse, quindi anche in soluzioni climatiche, in condizioni climatiche non ottimali. Senti, c'è ancora molta gente che tiene naturalmente appunto le rifiniture a casa, insomma, quando uno è lì pronto a preparare una nuova famiglia non bada a spese, però è anche vero che insomma, sai, cioè, il periodo è quello che è, quindi bisogna stare attenti. Ah, dice, faccio tutto bello, ti ritrovi a casa accappottato completamente, dice, però e adesso come si fa? No, insomma, bisogna andare incontro come si può. A tutte le esigenze. Diciamo che noi purtroppo nell'arredo casa arriviamo molto dopo il collega. Quando noi arriviamo, soprattutto sugli sposi, sono già arrivati al limite sono della possibilità di spesa. Ci hanno già pensato quelli degli alberghi, i ristoranti, quelli che fanno animazione, pure voi. Però si può anche, insomma, con gusto, con una soluzione economica accettabile, si può arrivare anche ad arredare con gusto. Noi poi ricerchiamo una serie di prodotti nei complementi d'arredo, prodotti da designer che andiamo a mettere negli spazi che arrediamo, dal tappeto all'oggetto in acciaio piuttosto che in vetro e in cristallo, sono delle chicche, quindi no? Così, piccoli elementi che però fanno completano e fanno la differenza. Benissimo, allora bande sonore, ma come mai? Bande sonore? Perché banda era riduttivo, noi ci piace immaginarci come uno spettro dei mille colori, proprio come i diversi generi che cerchiamo di interpretare, ecco qui. Penso bande che io sonore. Molto più poeticamente pensavo in un vostro viaggio, stavate andando a suonare e a un certo punto vi foste imbattuti sulle bande sonore, quelle che sono sulla strada, sai che quelle che quando esci un po' fuori strada cominciano a suonare, però bande sonore sarebbe un nome fantastico, pensa come sono fantastico.
fantasioso io. Vedi la musica, quante interpretazioni può avere, l'arte. È vero. Senti, il fatto di suonare e di intrattenere, voglio dire, non solo nei matrimoni, ma anche nelle altre cerimonie, vi permette di stare a contatto proprio con la gente, con le persone, anche con quelle, oh, ma suonate per piacere. Sì, c'è tutto, quindi c'è anche quello, tutto, però anche tutto. Quello lì ha il suo gusto, sì? Il bello è proprio questo. Voi cadete sempre in piedi, volendo, insomma. Sì, perché come dicevo, per fortuna i musicisti sono anche arrangiatori, sono tutti maestri, quindi riescono, sì, fanno parlare tutti gli strumenti, guarda. C'è un canovaccio pronto di base, però vuol dire la sapienza di queste persone. Ecco perché aiuta. Appunto, questo ci permette di prestarci ai gusti degli altri, di essere adattabili. Che meraviglia, buon per voi, almeno insomma. Avrete spazio ovunque, insomma, avrete spazio ovunque in questo senso. Grazie. Prima abbiamo parlato del Sunshine Club Hotel, adesso invece parliamo di Piazza di Spagna. Sonia, avete il punto vendita a Rende? Sì, ma non è unico. Sono due punti vendita. Sì, uno a 4 miglia di Rende, dove c'è la sposa, e invece l'altro è vicino al Metropolis, in via Kennedy, dove c'è la cerimonia e l'uomo. Ecco. Quindi, però anche se adesso, novità, mi dicevi la novità prima. Sì, è l'apertura di questo nuovo negozio che sarà vicino al Metropolis, saranno 600 metri quadrati. Dove metteremo entrambi, un quindi una visibilità. Campo sportivo. No, una bella visibilità, soprattutto perché comunque diciamo abbiamo preso tantissimi marchi, è un'azienda che comunque è sempre e in crescita. E ci vuole spazio per poterli ospitare tutti. E quindi ci vuole tutti, spazio e comunque dare comunque il giusto servizio. Senti, e dentro quindi cosa troveremo? Cioè, praticamente... Troverete oltre agli abiti della nostra collezione, quindi proprio Piazza di Spagna ormai ha un nome anche perché proprio avete per anche una la sua vostra collezione. Sartoria, sì, voglio dire. Sì, cioè, abbiamo la nostra create. Sartoria con 12 sarte interne alla struttura, quindi comunque è un'azienda diciamo di un certo livello, certo. Che è cresciuta, ripeto, proprio negli anni con sacrifici fatti dalla mia mamma, sacrifici fatti da noi sorelle, che comunque siamo state siete lì. In tre siete. Siamo tre sorelle. Che sì. Meraviglia, ragazzi. Infatti adesso comunque diciamo che il passaggio dovuto è a noi sorelle. E niente, poi ci sono anche le nuove generazioni, le nipoti che hanno studiato allo IED, quindi che comunque sono stiliste dell'azienda. Sì. Beh, l'hanno fatto in virtù di questa azienda. È anche giusto che sia così, insomma. Sì, cioè, un grande nome, un grande marchio, una grande tradizione che si tramanda. Esatto. È fantastico. Bene, fra un po' ricorderemo allora anche gli indirizzi. Chiudiamo questo secondo giro parlando di queste soluzioni d'arredo. Diceva prima il nostro amico Andrea, cioè, voi arrivate quasi alla fine, ma c'è tempo per recuperare. Mi permetto di aprire una polemica. Giuseppe. Nella tradizione calabrese, quindi risolviamo un problema. Risolviamolo, visto che ci siamo, risolviamolo, Giuseppe. Nella tradizione calabrese è l'uomo che pensa alla casa. Ecco, sì. E la porta fino ai pavimenti. E la donna che fa spendere i soldi, però l'uomo c'è un nuovo start, che è quello delle tende, quindi dove interviene la suocera. Alla suocera e quindi, pure. E quindi non è vero come... Porca miseria, interviene pure la suocera. Almeno... Vabbè, forse ne sai qualcosa anche tu, magari per gli abiti. Cioè, sì, adesso almeno qui la traduzione, la suocera è molto presente nella. Sì. Almeno nella questo era quello che succedeva fino a qualche anno. Mamma mia, fa. Giuseppe, adesso... dammi speranza che venga solo gli sposi tranquilli, sereni. Guarda, abbiamo pensato. No, la aiutateci. La suocera nella casa interviene. Ah, sì, con... Beh, c'ha il portafoglio la suocera. C'ha il portafoglio. C'ha la moneta, c'ha gli sghetti. C'ha il portafoglio, il gusto e l'esperienza. E l'esperienza, ah, ecco. E l'esperienza che è fondamentale. Noi vorremmo vendere box docce fantastici di ultima generazione. Ultramassaggianti. Molte volte questo diventa un freno per colpa della suocera. Dice troppe bocchette, ma cioè, esce acqua da tutte queste bocchette. Ma quanta acqua consumeremo con tutte queste bocchette aperte? No, è vero. Questo sicuramente insomma è un fatto così goliardico. Ma sì, in realtà poi nella scelta della casa, nell'arredo, intervengono le due famiglie, ognuno per le proprie insomma, competenze e conoscenze. Ed esperienza, soprattutto esperienza. È bello però. Cioè, comunque in Calabria, a mio avviso, nel meridione, insomma, noi fortunatamente abbiamo anche esperienza di oltre regione, comunque ritengo che in Calabria si costruisca ancora bene, con gusto e con oculatezza. Bene, e questo è la importante. La scelta dei materiali, uno fa la spesa, però insomma voglio dire, alla fine deve essere ripagato con del bel materiale. No? Sì, con del materiale. E ne abbiamo anche prova da parte delle aziende che riconoscono alla Calabria. Perfetto. Ultimo giro, naturalmente, il nostro tempo è quello, perché insomma nel secondo blocco abbiamo altre quattro aziende che sostituiranno voi così al volo, ma ricordiamo dove siamo. Davoli Tendaggi e... Noi siamo a San Pietro a Maida, in via Gilevato 81, abbiamo la nostra pagina Facebook, aspettiamo tutti i visitatori della Fiera degli Sposi, anche chi magari ci sta
osservando che voglia di prendere una tenda, guarda, mi è venuta proprio una voglia così su dei piedi, vengo a trovare. Lo spero. Bande Sonore invece hanno una pagina Facebook, sì, non solo del gruppo ma anche la tua personale. Sì, quindi magari. Sia Anna Guerra che Bande Sonore, ho l'indirizzo mail bandesonorelive@gmail.com. Perfetto, e abbiamo sistemato anche questo. Vabbè, il Sunshine Club Hotel non ha bisogno di presentazioni, digitate, c'è un sito internet dove... Magari il Sunshine Beach Resort che si troverà nella Baia di Riaci, che è una delle mia, più belle spiagge, quindi con spiaggia privata, quindi sicuramente devo chiamare subito Diego e fare un programmare giro. Le vacanze assolutamente sì, eh? Sì, assolutamente sì. E invece Piazza di Spagna, Piazza di Spagna si trova adesso per il momento su due zone differenti, una a 4 miglia di Rende, La Sposa, e l'altro invece e via la Kennedy, nuova quando sarà via operativa Kennedy, e sarà operativa speriamo dicembre 2014. Beh, va bene, allora in bocca al lupo anche per questo importante lavoro. Invece Ionà Soluzioni, sono a Botricello. Noi siamo a Botricello, siamo sulla statale, sulla 106. Siamo all'ingresso per chi viene da Catanzaro, all'uscita del paese, dell'abitato per chi viene da Crotone. Abbiamo un sito internet che è iona.it, www.iona.it, e una pagina Facebook per chi volesse, insomma, comunicare con noi. Comunicare direttamente. Allora, io vi ringrazio. Grazie. Il tempo a nostra disposizione è terminato, ma dopo la pubblicità, come al solito, ritorneremo sempre qui all'interno del Parco Commerciale Le Fontane di Catanzaro per questa 12ª edizione di Calabria Sposi, quella fiera appunto degli sposi che vi stiamo raccontando attraverso naturalmente la voce, l'esperienza, la tradizione delle nostre aziende. Ci vediamo dopo. Eccoci qua, siamo ritornati in diretta dopo la pubblicità a Calabria Sposi, la fiera direttamente dal Parco Commerciale Le Fontane di Catanzaro dall'11 al 19 di ottobre, quindi è ancora in corso d'opera. Organizzatevi fino a venerdì pomeriggio, sabato e domenica, tutta l'intera giornata con eventi, spettacoli e quant'altro. Noi invece attraverso le nostre telecamere, quelle di Rete Calabria, stiamo cercando di raccontare e di parlare di questa fiera proprio attraverso la presenza, la bocca, l'esperienza, la tradizione delle nostre aziende. Abbiamo fatto il cambio nel nostro salotto, ne abbiamo altri quattro e li salutiamo subito e li presentiamo. Partiamo da Rende a Cosenza, Quadrilegno, del mio amico Giovanni Iantorno. Sì, esatto. Va bene, vedete, l'ho scritto bene, anche se il T9 cominciava a scrivere cose non pazzesche che non ti posso raccontare. Qui sulla mia destra la nostra amica Orchidea della Sposa, lei si chiama Maria Pia Mango, eccola qua, e poi a sinistra invece Virtual Party di Sera San Bruno con Palmina Procopio e poi il mio amico Antonio Pellegrino che rappresenta la sua Calabria Regali. Ecco, allora facciamoci questo giro in questo quarto d'ora per cercare di capire meglio di che cosa trattate e di che cosa stiamo parlando. Quadrilegno. Beh, insomma, sta tutto nel titolo, esatto. caro Giovanni. Sì. Tu che cosa costruisci? Questi quadri fatti di legno. Ho detto, vabbè, grazie, è facile, quadrilegno. Però la cosa non è semplice così come il nome. No, decisamente no. Sono proprio dei quadri fatti in legno, però vengono costruiti. Non è pittura, non è la classica arte. Perché uno potrebbe pensare, vabbè, prendi due pannelli, prendi una tavolozza di legno e disegni non sopra. È quello. No. Proprio costruisco una base di frassino dove poi applico le varie figure che intaglio proprio nel legno che vengono applicate poi su questi pannelli. Immagino la pesantezza, E invece no. No? No, ho fatto in modo che siano leggeri proprio perché non vorrei perché già, che cadessero. No, già immaginavo almeno 3-4 fiche da mettere al muro e poi da mettere nel quadro. No, li ho studiati bene. Hai fatto bene, sì, bravo. Sono, arredano molto, sono un complemento d'arredo più che un quadro. Certo, quindi certo. Sono e poi molto... è davvero unico e originale, fantastico. Esatto. Non vedo l'ora di venire al tuo stand a vederli. Invece, devo dire, nostra vicina di casa, cioè perché abbiamo proprio lo stand quasi una dirimpettaia, insomma, sì. Di fronte a noi c'è Semeraro, ma proprio accanto c'è l'Orchidea della Sposa e Maria Pia Mango è anche il primo centro wedding nella nostra regione, vero? Sì, insomma, sì. Tu ti interessi naturalmente di organizzare il matrimonio, esattamente così. Trovando anche uno sposo per la sposa o una sposa per lo sposo. Poi è chiedere troppo. Quello portatevelo da casa. Certamente. Poi per il resto...
Certamente, certamente. E quindi? E quindi niente, io nasco come floral designer. Un bel giorno mi è venuto in mente di inserire anche la figura dell'abito da sposa. Certo. Di conseguenza ho scelto Galvan. Ah, sì. Galvan, che è un made in Italy sartoriale, per il quale insomma io sono anche esclusivista in tutta la Calabria. Certo. E mi piace molto curare il particolare. Certo, è una grossa responsabilità molto, però, perché io arrivo con la mia presunta sposa o quasi e cioè, vabbè, metto tutto nelle tue mani. Beh, è una bella fortuna ed è una bella responsabilità. Appunto, cioè è una bella fortuna dal punto di vista proprio lavorativo. Certo, perché insomma, perché è dai naturale, il meglio poi. Ma certo, no? È naturale che non è che se ne esce con due lire. Però in effetti insomma per chi organizza la responsabilità è enorme. Parti da alcune indicazioni o, come si dice in gergo, io parto sempre da quello che chiedono gli sposi. Cioè, già quando arrivano da me, comunque hanno già delle idee precise. O comunque, poi parlando... Sì, cerco poi comunque di consigliarli anche in base ai loro gusti, perché è giusto che riflettano... O magari anche nei posti dove si va, una chiesa piuttosto che un'altra, un ristorante piuttosto che un altro, insomma. Non ti manca certo il garbo. Ritorneremo poi dopo. Ma adesso la nostra amica Palmina ci parla del suo virtual party, che più che virtual è reale, insomma. Assolutamente sì. Innanzitutto buonasera. Ciao, buonasera a te. Ciao. E cosa dire? Naturalmente noi lavoriamo l'arte del palloncino, quindi organizziamo eventi, quindi lavorando l'arte del palloncino allestiamo. Eventi di ogni genere? Di ogni genere, esatto. Voi vi prendete forma in base a un matrimonio, che sia un compleanno, che sia un battesimo, insomma. Benissimo. Esatto, noi praticamente diamo forma, quindi diamo un'originalità, un tocco di eleganza e di particolarità col palloncino. Infatti allestiamo questi matrimoni, allestiamo nascite, battesimi, insomma tutto ciò che riguarda una festa. Per renderli davvero unici, insomma. Esatto, cioè, originali. Colorati esatto. E poi allegri come d'altronde il palloncino, si Vabbè, sa, certo. No? È vero, è vero. Quando lo gonfi e quando scoppia, insomma, quando Anche scoppia, però già quando è scoppiato è finita la festa, finita per cui festa. Benvenga il palloncino. Tutti quanti a esatto. Va bene, poi ti voglio mandare dopo un'altra cosa, nel frattempo invece andiamo dal mio amico Antonio Pellegrino, Calabria Regali. Calabria Regali, sì. Insomma, già a dirlo così, uno viene lì. Mi aspetto che tu mi regali qualcosa, Calabria regali. Vabbè. Invece dovevi fare Calabria compra regali. Vabbè, insomma, dai, Calabria regali. Ma Calabria ogni tanto regali. Gli omaggi si fanno pure. Si fanno, vabbè. Fanno pure, io insomma. Scherzo perché voi avete un senso dell'accoglienza importante, una tradizione che dura da oltre 30 anni. Da oltre 30 anni, tra la famiglia e una compilation di collaboratori che sono all'altezza della situazione. Esattamente, sì, sì. Vabbè, insomma, la nostra è un'azienda che, come dicevi, ha più di 30 anni e Bomboniere, che liste no. È specializzata in due voci, diciamo, in due voci particolarmente, le bomboniere e quindi tutto ciò che ruota intorno al mondo della bomboniera, dalla scelta al confezionamento e quindi anche alla lista di nozze, va bene? Chiaramente per fare questo tipo di lavoro ci siamo avvalsi della collaborazione e quindi della vendita di alcune marche, no? Che trattiamo ormai da anni, che vanno... Marche importanti, insomma. Ma insomma, noi siamo rivenditori Swarovski, la Thun Swarovski, beh, o anche hai detto niente. Alessi, o tutta la serie dei prodotti Versace, tutti i prodotti Rosenthal, che diciamo sono articoli di pregio, no? Senti, e la tua struttura si posiziona praticamente su due piani, quindi una noi siamo ad Amantea importante. Nel centro, nella ridente cittadina di Amantea, sì, che io invito anche a venire a visitare per altri motivi, beh, la conosciamo per cui bene, certo. E appunto siamo al centro di Amantea in piazza Mercato Nuovo e il punto vendita è su due livelli, cioè, che io invito, scelta pazzesca, direi che si va su circa 300 metri quadri. Per cui c'è una varietà di prodotto che io sempre cioè, invito se non trova, a vedere. È come per dire, Antonio, che se non trovano qualcosa lì da te... Lasciamo dire questo. Non no? La troveranno da nessuna parte. Lasciamo dire. Due piani di bomboniere. Si diventa matti. Lasciamo dire. No, vabbè. Lasciamo dire, è così. Insomma. Ritorniamo su questa costruzione. Sì. Che è il termine che mi pare di capire che ti piace anche a te, Giovanni. Cioè, tu costruisci quadri in legno. Cioè, sì. Ma in effetti, da dove nasce poi l'idea, Giovanni? L'idea nasce dal fatto che io ero falegname, lo sono tuttora, però non ho più l'azienda di falegnameria e sono anche artista, perché prima dipingevo, avendo chiuso... come dire, l'utile e il dilettevole. Sì, avendo chiuso praticamente l'attività di falegnameria e piacendomi comunque lavorare in legno, ho unito le due cose, arte e legno. Hai avuto una illuminazione, devo dire. Sì.
E sta funzionando bene, una novità assoluta. Senti, nel vasto campo dell'arte. Tu, oltre naturalmente a metterci di tuo, c'è magari un cliente che arriva e dice: guarda, avevo pensato, mi puoi fare qualcosa così? Sì, o qualcosa che somigli? Sì. Sì, molti clienti mi chiedono proprio dei soggetti particolari, poi io li stilizzo in quello che si può. Senti, il più grande realizzo che hai fatto quant'è? Come è dimensione? Un metro e mezzo per 3 metri, dai, questo è il... Questo era pesante però, eh? Quello era pesante davvero, da solo. Quattro fish, No, quello proprio... l'ho dovuto assicurare bene. Cioè, quindi, in effetti, la particolare è che tu dai questa base di legno. Sì. E poi metti sopra delle forme che lavori magari con utensili. Sì, sì, utensili da falegnameria, prettamente da tutto falegnameria. Tutto rigorosamente artigianale, insomma. Sì, 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 a mano, fatto tutto. Quando a si mano. Dice un prodotto fatto rigorosamente a mano. Neanche i cinesi riuscirebbero a farlo ormai. Neanche da lontano. No. Allora, Orchidea della Sposa, primo centro wedding, insomma, è un periodo che si parla tantissimo, no? Di queste figure che sì. organizzano i matrimoni per altri. Uno potrebbe dire: sì, vabbè, ma le idee sono io, ci penso io al mio, non c'è bisogno, anche perché magari, che ne so, potrebbe comportarmi un'ulteriore spesa. E invece? E invece io lascio sempre scegliere gli sposi, perché ritengo sia giusto far sì che sia il loro matrimonio e che rifletta la loro personalità. Certo. È chiaro, poi di mio ci metto la creatività. Ci metto il buon gusto, almeno. Senti, spero di metterci il buon gusto. Tu tratti anche i bomboniere con... Sì, però in maniera molto ridotta. Certo, certo. Ecco, molto ridotta. Però, insomma, parlando di servizi in genere, sì, volendo... Sì, è chiaro, cioè, vengo qui, voglio togliermi una serie di pensieri, interessati certo, te, certo, insomma, certo. Sei all'altezza della situazione. Sì. Senti, la tratto cosa più... delle due linee, Galvan e Venin. La cosa più strana che t'hanno richiesto, se è mai successa, cioè, avevamo pensato che a un certo punto dall'elicottero scendesse Godzilla, no, poi si seminasse del panico. La cosa più strana invece sono stati due pavoni. Su un altare. Pavoni veri? No, pavoni di garofani. Ah, di garofani. Fatti tutti di fiori. Che meraviglia. Un lavoraccio. Pesante. Abbastanza. Ma vabbè, però. Abbastanza. Ti sei difesa benissimo. Credo di sì. Pensa, erano talmente fatti bene questi due pavoni con i fiori, sì, che a un certo punto hanno preso vita. Sì. Cioè, al momento della cerimonia si la sono cosa animati. Difficile è stata trovare i colori liturgici. Ah beh, cioè, immagino. Ecco, quella è stata la difficoltà. Immagino davvero. Senti, allora, i palloncini già danno l'idea di divertimento, di spensieratezza, sì, di leggerezza delle cose. Ma tu, Palmina, hai un gruppo di lavoro, siete... Sì, allora, materialmente, come si suol dire, cioè noi abbiamo il mio titolare che realizza lui materialmente il palloncino, perché essendo un artista, come si sa, gli artisti certo, vogliono creare da sé. Tutto. Però naturalmente, allestendo matrimoni, allestendo grossi eventi, perché noi facciamo comunque allestimento di anche di grossi eventi sia all'esterno che all'interno. I numeri non vi spaventano? No, assolutamente. Quindi abbiamo un gruppo, un pool di collaboratori che giustamente chiamiamo al momento, è ovvio. Certo, sì, certo, cioè pronti, sì, ad ogni evenienza. Pronto ad ogni evenienza, sì, a soddisfare naturalmente il cliente. Senti, perché l'azienda è a Serra San Bruno. L'azienda è a Serra San Bruno. Possiamo dire che vi muovete tranquillamente in tutte, sì, le direzioni. Sì, sì, sì. Noi siamo conosciuti in tutta la Calabria, guarda, tutto lo stivale della Calabria effettivamente, certo, ci conosce, quindi questo si possono, siamo ovunque. Ecco, insomma, se uno volesse evidentemente pensare a dare qualcosa di alternativo e di colorato, insomma. Sì, sì, di originale, party, certo. Di originale. Perché le ripeto, come ho detto prima, il nostro discorso, il nostro settore, soprattutto il mio, è personalizzare, cioè, certo, rendere appunto un evento sia dalla nascita fino al matrimonio originale, allegro, potete, ecco, colorato. Potete seguire praticamente seguire le varie fasi della vita. Perfetto, dalla nascita, quindi che col meraviglia, battesimo. Potete fare un contratto appena nasce e poi, perfetto, lo bravo, che sì. Che frega voi. Esatto, no, commercialmente, anzi, parlando. Perfetto, ma è così, guardi, è proprio non così. Fa una grinza. Noi seguiamo il cliente, cioè si inizia a chiamare dalla nascita magari di un figlio, non che so, meraviglia, e poi alla fine lo portiamo a fare il matrimonio. Fantastico. Mi devo organizzare così, sì, mi, sì, mi organizzo anch'io. Guardi, le do anche il mio sito internet, bene, e poi vedrà. Allora, adesso lo ricordiamo. Vedrà, l'ultimo vedrà giro. Che facciamo. Sì. L'ultimo giro, parleremo, prego, di dove siete. Calabria Regali SRL, mi ha detto Antonio, no, cioè, SRL, ma comunque insomma è un'azienda gloriosa, 30 anni, possono sicuramente testimoniare quanta professionalità c'è in mezzo a tutto questo periodo. Ma da curioso quali sono, ti voglio domandare, ma quali sono i prodotti che vanno di più? Ma sono diversi i prodotti. Anche in termini di materiali. Ma guarda, in questo momento possiamo dire che gli articoli che sono richiesti sono tantissimi, che, sì, che spaziano dalla porcellana, il cristallo, delle resine e quant'altro, però
devo dire che se faccio una riflessione su qual è la richiesta che in questo momento ci viene fatta, no? Il maggior numero è quello di attribuire alla bomboniera magari una forma di utilità. Quindi questo è che ci viene chiesto in questo momento. Sono queste le cose che maggiormente vengono vendute, fermo restando che le scatoline di porcellano, l'articolo d'argento, comunque sono intramontabili. Quelli sono intramontabili perché rappresentano veramente la classicità della bomboniera in senso stretto e quindi insomma. Perfetto, ci hai dato qualche altro elemento per capire meglio. Dobbiamo salutare, così mi dicono, e allora nell'ultimo giro vediamo dove siete collocati, insomma. Il mio amico quadrilegno Giovanni Iantorno è a Rende a Cosenza, via? Via Tiziano. Si trova a Sant'Agostino di Rente. Hai un sito internet? Sì, www.quadrilegno.com. Vabbè, semplicissimo. È facile. Bene, sì. Perfetto. Che andate a vedere, così vi rendete anche conto del lavoro che fa questo uomo. Orchidea della sposa, invece, è? E Catanzaro, zona Materdomini, via Tommaso Campanella. Sì. Poi anche noi abbiamo su Facebook, sì, abbiamo una pagina Facebook, poi il sito www.lorchidellasposa.it. Scusa, questi due stanno parlando, ho detto, ma che cosa vi state dicendo? Ma te lo possiamo dire adesso in diretta? Stiamo registrando, ci sono i microfoni in separata che sede. Sempre. Separata sede. Va bene, va bene. Virtual Party invece Sera San Bruno, al centro di Sera San Bruno, via Barillari. Il nostro sito internet è virtualpartyballonart.it, cioè è una pagina Facebook libera. Ah, sempre aperta. Esatto. Anto, dimmi. Calabria Regali invece? E Adamantea, il sito è calabriaregali.it. Insomma. E Adamantea, Piazza Mercato Nuovo, al centro di Adamantea, basta venire, ci sono le frecce che indicano la posizione. Benissimo. Okay. Noi siamo contenti davvero che grazie a questa opportunità, a questa fiera, conosciamo davvero tante persone meravigliose. Antonio, ma sto chiudendo, cos'è che vuoi dire? No, io volevo fare un ringraziamento comunque allo staff di Calabria Sposi che ogni anno ci permette di essere presenti in questa fiera e ci permette anche di avere tanti rapporti con nuove coppie, con persone, con colleghi e quindi un attestato di fiducia e di complimenti. Alla quinta puntata, aspetta, ora me la voglio sparare. Alla quinta puntata è l'unico che sta ringraziando l'organizzatore e mi domando, forse sarà stato l'unico che ha ricevuto un bello sconto, Rosanna? No, Non lo sa. Con la parola, perché io volevo ringraziare te invece. Ah, vabbè, grazie. No, ma siete ringraziare Rete Calabria perché penso che voi siete una rete che seguite effettivamente tutti gli eventi più fantastici. Sì, grazie, quindi complimenti. Grazie. Sì, Ale, sì, organizziamo un party. Grazie, siete troppo buoni. Vi ringrazio davvero, complimenti per la vostra attività. Ringrazio i nostri telespettatori che come sempre ci seguono con particolare attenzione. L'appuntamento è rinviato a domani, solita ora, Rete Calabria, canale 19 del Digitale Terrestre. Ringrazio i tecnici dietro le telecamere e ringrazio me stesso per essere arrivato alla fine di questa puntata. A domani.